Tito, non ero mai stato a Merano, un posto bellissimo, la vostra associazione, che la conoscevo perché me ne aveva parlato ieri Mastro Pietro. E allora io sono un fisico teorico, quindi diciamo, un po' ho cercato di riflettere su questi problemi dei dati, eccetera, quindi ho, negli ultimi 3 o 4 anni ho pure scritto un articolo su una rivista di filosofia che si chiama Philosophy and Technology, che è una cosa un po' strana, con un mio amico logico, che si chiama Heike Loschny. Allora, qual è il problema? Il problema è cercare un po' di capire cosa sta succedendo nella ricerca scientifica con l'irruzione. Come si toglie questo angoletto? Con l'irruzione di queste problematiche, diciamo, big data, algoritmi, intelligenza artificiale, insomma, li metto un po' tutti insieme, anche se non sono proprio tutti insieme. Allora, fatemi cominciare da from the very beginning, diciamo, del perché, diciamo, sul problema della regolarità dei fenomeni. Allora, che secondo me, diciamo, credo che sia abbastanza accettato, che il motivo per cui noi siamo più o meno convinti che c'è qualche speranza di capire il mondo che ci circonda è perché il mondo c'ha una certa regolarità. No, che il mondo c'ha una certa regolarità non sappiamo, giorno, notte, estate, inverno, insomma. E questo lo trovate pure nel libro di Coelette, no? Nel Coelette tutti quanti si ricordano non c'è niente di nuovo sotto il sole, però la cosa interessante dal punto di vista del fisico secondo me è quello prima: ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà, cioè una regolarità dei sistemi, quindi questa regolarità in qualche modo dà l'idea che possano esistere leggi di natura, insomma, una cosa non ovvia, no? Quindi, vabbè, io non so se questi sono i primi che l'hanno detto, però insomma, così è. Questo l'avevo fatto perché una volta ero stato invitato da dei signori, diciamo, preti, e quindi per commerciarli. Però, diciamo, a parte la piacioneria, insomma, mi sembra che ci stia bene. Allora, la fisica, insomma, diciamo, la fisica, non solo la fisica, grosso modo c'ha 3 pilastri, no? Che sono, cioè, i pilastri è la teoria, ovvio, insomma, gli esperimenti, le osservazioni e gli esperimenti, che non sono proprio la stessa cosa, insomma, diciamo. E poi da un po' di tempo c'è la simulazione numerica, questi sono i 3 grossi pilastri. Ora, da un po' di tempo c'è qualcuno che ha cominciato a dire c'è un quarto paradigma, un quarto pilastro, e il nuovo pilastro sarebbero i big data o big data e intelligenza artificiale, eccetera. Ora, il guru, diciamo, provocatore di tutto questo è un signore che si chiama Anderson, Chris Anderson, da non confondere con Philip Anderson, premio Nobel, che è tutta un'altra cosa, ok? Tutt'altro livello, insomma. Questo signor Chris Anderson è un informatico, lui era pure l'editore di un giornale che si chiama Wired, e questo signore lui ha scritto un articolo, vi dico il titolo, aspetta, il titolo è fantastico, della serie Come fare imbestialire un fisico teorico. Questo è il titolo: The End of Theory, The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Cioè, io e Mauro dobbiamo restituire la cattedra, sostanzialmente, questa è la, secondo lui. E quindi lui dice chiaro e tondo, scusate, dice chiaro e tondo che una volta c'erano quei fessacchiotti tipo... c'erano queste fessacchiotti tipo Newton, Schrödinger, che stavano lì a scrivere le equazioni, ma non scritto le equazioni perché non c'erano i dati. Se avessero avuto i dati, non sto inventando, dice questo, cioè lo sto citando quasi alla lettera, non sto esagerando. Se avessero avuto i dati, non stavano lì a perdere tempo a scrivere i principi, cioè avrebbero preso i dati, e quei dati parlano di per sé, no? E quindi dice, frase: visto che siamo nell'era dei dati in abbondanza, si può fare a meno delle teorie, basta usare i dati. E questa è, vabbè, è un po' esagerato, cioè non credo che nessuno ci abbia mai creduto a questo, però insomma è stata un po' una, no, come dire, una fonte di ispirazione di tutti questi, ok? Allora dice, vabbè, diciamo, la domanda, ma è veramente così? Siamo veramente davanti a una nuova rivoluzione? Si sta arrivando a un quarto paradigma, oppure questo è semplicemente un pazzo? Vabbè, insomma, di pazzi ce ne stanno tanti, quindi proprio non è, no? E allora, ovviamente non tutti dicono così, però insomma, se guardate, c'è un libro famoso, come si chiama, l'algoritmo definitivo di uno, si chiama Domingos, una cosa del genere, pubblicato pure in italiano, insomma, che dice in forma meno enfatica, ma qualcosa di molto simile, quindi cose del genere le trovate, cioè non è che...
cioè lui è quello pazzo estremista, però anche gente un po' meno estremista dice cose del genere. Allora, per darvi un po' un'idea di questa cosa qua, fatemi fare una piccola, discutere un caso di studio, cioè non fare una discussione in generale, perché non so l'altezza, cioè non ho studiato sistematicamente tutto, e voglio discutere il problema delle previsioni, cioè come dobbiamo discutere il problema delle previsioni, come sono state affrontate storicamente, come si dovrebbero affrontare, insomma. E però prima di affrontare le visioni, fatemi fare, cioè questa, stavo parlando stamattina con Mauro, c'è una vecchia, le cose diciamo che sembrano nuove, in effetti sono già successe, come dice Coelette. No, diciamo, per esempio negli anni Ottanta c'erano dei signori, quando all'inizio dell'intelligenza, cioè all'inizio dell'intelligenza artificiale, quell'altra, quella di 40 anni fa, si erano inventati, avevano fatto un programma, si chiama Bacon, ovviamente dal filosofo Francis Bacon, il grande, diciamo, super induttivista, e loro erano convinti che si potessero costruire dei programmi al computer che trovavano le leggi. Quindi loro davano al computer una tabella, delle cose, non so, mi sono andato a vedere gli articoli, poi non sono neanche malvagi questi articoli, non dicono manifeste fesserie, cioè erano persone oneste, molto di più di quelle che girano adesso, attuale, cioè. E per esempio una delle grandi affermazioni erano che il computer aveva trovato la terza radice di Pitagora, no? Ricordate quella che dice che il quadrato del periodo è proporzionale al cubo del semiasse. Allora dice, ma come ha fatto? Come hanno fatto? Io mi sono andato a guardare l'articolo. L'articolo funziona così, che hanno dato al computer, gli hanno detto, il periodo del Mercurio è questo, cioè, quindi i 8, 9, secondo quanto, come si contano, pianeti. E il programma ha fatto un plot log-log, no? Log-log, la pendenza è quella, e ha trovato questa. Ok, la banalità. Allora, dice, vabbè, allora il computer ha trovato la legge? Questi sono i dati bruti? Come ha fatto Keplero a calcolare così? Non è che Keplero c'aveva i numeri ammessi? No? Voi avete mai, provato mai a leggere Keplero? È fantasmagorico Keplero, cioè... Scrive, invocazioni al Padre Eterno, considerazione sui solidi platonici uno dentro un altro, è fantastico, cioè ci sono considerazioni mistiche, cioè, a parte le considerazioni mistiche, ma Keplero che dati c'aveva? Keplero c'aveva i dati osservativi dalla Terra, dei pianeti, quindi per fare tutto quello che ha fatto, lui tanto si è dovuto convincere che non era la Terra il punto giusto da cui guardare, ma il Sole. Quindi lui riceveva i dati brutti, l'ha tradotti rispetto al Sole, eccetera, eccetera. Quindi, no? Quindi non è che i dati brutali dalla Terra, se voi non avete l'idea dell'eliocentrismo, non andate da nessuna parte. Lui ce l'aveva, era pure un genio, ci ha lavorato 25 anni e ci è arrivato. Quindi non è che, no? Quindi diciamo, c'è una bella differenza, diciamo, tra come l'ha scoperta lui e come la presunta scoperta del programma Bacon, vabbè questo. Vabbè, poi diciamo, quest'idea, una delle insistenze di questi dei big data è che più dati ci abbiamo, meglio è, no? Allora, qui c'è una cosa di Borges, insomma, una delle tante cose di Borges, c'è un racconto breve che si chiama Funes o della memoria, è la storia di un signore, questo signor Funes, che c'ha un incidente, e al seguito dell'incidente lui c'ha una strana dote o maledizione, che lui si ricorda tutto, e questo ricordarsi tutto diventa un'ossessione, perché ad esempio lui vedeva un cane alle 13:14, lo stesso visto di fronte, e un cane visto di profilo un minuto dopo, per lui erano due cose diverse. Lui non associava a questa cosa l'idea di cane, no? L'idea platonica, che è il cane, non era lo stesso cane, erano due cose diverse, c'era una cosa. E un'altra. Quindi lui non riusciva a fare le astrazioni, quindi questo signore c'ha avuto il fatto che si ricordava tutto, c'ha avuto poi vabbè, tanto per citare un signore importante, Gödel, invece di citare il teorema di Gödel, che non c'entra quasi mai niente quando si parla, perché Gödel, diciamo, tra le poche cose che ha scritto c'è questo suo motto, che per pensare in modo corretto in primo luogo bisogna capire cosa buttare via, per andare avanti devi sapere cosa lasciare fuori. Cioè, questo è essenziale, diciamo, questo non è uno slogan, poi vi faccio vedere che se non fate così non arrivate da nessuna parte. Ok, va bene, allora cominciamo. Allora, Galileo è, diciamo, la frase importante di Galileo in questo contesto è difalcare gli impedimenti, cioè bisogna concentrarsi su gli aspetti semplici, tra virgolette, e capire cosa...
Ovviamente bisogna essere un genio come Galileo per capire cosa si difalca, no? Per capire che l'attrito deve essere difalcato, perché tutti quanti dicono se io spingo un sasso per terra quello si ferma, è naturale che si fermi, no, non è per niente naturale, si ferma perché c'è l'attrito, se io tolgo l'attrito non si ferma, cioè da Aristotele a Galileo ci sono stati quanti, mille, quasi 1000 anni, no? Poco meno, ok, quindi insomma ci è voluto un bel po' di tempo, ok? Oh, tanto per fare citazioni dotte, qui mi sono perso un accento, questo è il signor Henri Poincaré che da qualche parte ha scritto che la scienza è costruita sui fatti come le case sono costruite sui sassi, no? Cioè, una collezione di fatti non è scienza quanto un mucchio di sassi non sia una casa, cioè servono i sassi per fare la casa, però le pietre sono... Va bene, allora facciamo un esempio, prendiamo un esempio estremo. Ah no, estremo, questo non è neanche tanto estremo, diciamo una situazione abbastanza idealizzata in cui alcune cose sono molto meglio della situazione normale. Immaginiamo che ci sia un fenomeno e questo fenomeno è descritto da un certo vettore x, cioè una certa serie di variabili, e immaginiamo che ci hanno detto che è deterministico, quindi questo è già assunzioni abbastanza forti, non è che per niente. Allora uno dice, come si faccia la previsione? Allora mettiamo, io la situazione oggi voglio sapere che succede domani. Allora uno, l'idea è, tecnicamente si chiama l'idea degli analoghi, è di guardare nel passato se c'è una situazione simile. Ad esempio, io guardo se nel passato, guardo nel passato e trovo che, mi metto sempre la stessa data, che è la data di nascita di mio padre, e così me la ricordo, se no la cambio ogni volta. E uno scopre che la situazione oggi è uguale al 25 gennaio 1923. E quindi dice, allora, se la situazione di oggi è vicino di qualche fenomeno, è uguale al 1923, come sarà domani? Beh, sarà come quella del 26 gennaio 1923. Com'era nel 1900, lo sappiamo, basta guardare e ciò che ho fatto, ok? Benissimo, dicevo, se il sistema è deterministico, ma questa cosa qua è possibile? Vediamo un po' se è possibile. Sembrerebbe essere possibile, perché per quelli che hanno studiato fisica c'è il famigerato teorema di ricorrenza di Poincaré. In genere, quando ve lo raccontano, vi dicono, ve lo presentano quei sistemi hamiltoniani, ma sbagliano, no. Nel senso che è ovviamente vero, ma è vero anche per i sistemi non hamiltoniani, bisogna un po' cambiare i dettagli, quindi diciamo è vero sempre il teorema se il sistema è deterministico eccetera, eccetera. Quindi diciamo è più generale di quello che in genere lo studente di fisica medio pensa, non per colpa dello studente, è colpa del professore che io racconto in forma semplificata, che farebbe un epsilon più farebbe generale. Allora, quindi cioè, sicuramente no, cose di Poincaré nel futuro, però se ragionate al contrario è la stessa cosa. Quindi sicuramente l'analogo esiste, cioè, allora se l'analogo esiste, questo giochetto qua funziona, c'ha ragione Anderson, perché è stato a fare tutte queste storie? Perché è stato a fare l'equazione di Schrödinger, l'equazione, lasciamo stare Schrödinger, cioè l'equazione di Hamilton, l'equazione di Stokes, c'è questo metodo, è pratico, addirittura c'è un fondamento teorico forte, niente di meno Poincaré, quindi il problema dice benissimo, però bisogna trovarlo. Quanto tempo bisogna andare indietro? Perché il teorema dice che esiste, non vi dice fra quanto esiste. Allora, questa è l'altra domanda, fra quanto tempo devo aspettare? E qui c'è una cosa meno nota di Poincaré, una cosa che si chiama lemma di Katz. In effetti si chiama lemma di Katz, non so perché l'aveva fatto Boltzmann, cioè l'aveva fatto Boltzmann in forma un po' particolare, in forma più pulita l'aveva fatto Smoluchowski. Infatti Katz, che è un gran signore, ha detto ma questa cosa l'ha fatto Smoluchowski, io ho messo solo due pagine a detto, insomma. Tra l'altro è pure semplice, infatti si chiama lemma. Questa è la domanda che faccio agli studenti quando sono proprio disperato per cercare di promuoverli, gli chiedo il lemma di Katz, se non sanno questi li butto via. E, allora, il teorema dice questo, qui l'ho scritto in forma semplificata, insomma. Immaginate che ci avete, volete un analogo con una certa precisione epsilon, ok? Allora, il tempo medio che dovete aspettare nel passato e nel futuro va in quel modo, va come 1 su epsilon alla d. Dove, chi è d? D è la dimensione del sistema. Allora, qui, una cosa tecnica, non me la posso dire ovviamente, cioè quella che in sistemi dinamici si chiama la dimensione dell'attrattore, una certa dimensione dell'attrattore, quindi non so dettagli, in essenziale. Allora, detto brutalmente, sono le variabili, il numero di variabili minime che vi servono per il problema. Allora, che dipende dal problema che ci avete, no? Nel caso dei gas, questo problema qua per i fisici, questo problema qua è importante, c'è una ferocissima diatriba tra Boltzmann e Zermelo sul problema della reversibilità,
Allora viene fuori, se ci mettete D10 alla 23, che è il numero di atomi, prendete epsilon, che ne so, un decimo, un centesimo, ma anche un decimo, anche un mezzo, viene fuori numeri folli, cioè l'entità dell'universo, insomma cose, no? Ok, quindi diciamo, Boltzmann era tutto contento perché questo risultato, che lui aveva perfettamente capito, gli risolveva il problema pratico della sua teoria, no? Ok? Però diciamo, è un problema invece a livello pratico, perché diciamo, se voi andate, già sapete cose dell'ordine di ecco, se volete fare una cosa a dimensione 10, una dimensione del 5%, vi servono 10 alla 13 dati, ok? Quindi, che come dicono i giornalisti, sono 10.000 miliardi, quindi è solo 10, quindi ok. Adesso qui passiamo un altro signore, questo è uno dei miei eroi della fisica, dei miei eroi scientifici, forse non avete mai sentito nominare, un vero peccato, perché è un personaggio incredibile, vi vorrei fare un seminario su di lui se volete. Lewis Fry Richardson è un'icona del mondo del pacifismo, ad esempio, no? E lui è stato un importantissimo pacifista, ha avuto una vita piuttosto, no, diciamo, solamente noiosa, perché non faceva niente, però insomma, l'unica cosa che ha fatto è stato che guidava le ambulanze sul fronte francese durante la prima guerra mondiale, disarmato, perché diciamo, era un pacifista. Poi si licenziò, insomma, vabbè, non me lo sto raccontando. Insomma, è un personaggio molto, se volete ve lo racconto a pranzo, è un personaggio veramente molto interessante. Comunque, fra l'altro, diciamo, lui ha fatto delle cose importantissime che gliel'hanno scippato. Per esempio, i frattali, che tutti avete sentito parlare di frattali, no? I frattali, voi pensate a Mandelbrot. No, invece lui. Cioè, la famosa domanda quanto è lunga la costa della Bretagna l'ha fatta lui, l'idea di... Quindi, ha fatto tantissime cose. E comunque, cioè, ha fatto delle cose importantissime in Turbolè. Mandelbrot lo cita, però. Cosa? Mandelbrot lo cita. Lo cita, sì. Non poteva non citarlo, però. Sì, sì, come facciamo a citarlo? Però... Sì, sì. Sì, sì, lo cita, sì. Okay. Però, insomma... Appunto, voi Richardson non l'avete mai sentito nominare. E vabbè, niente, allora, questo signor Richardson, vi racconto la cosa interessante per questa cosa, lui ha fatto da tante altre, fra le tante cose che ha fatto, lui ha avuto l'idea di come si fanno le previsioni. Le previsioni meteorologiche che vediamo in televisione si fanno l'idea l'ha avuta lui. Prima di lui c'era la cosiddetta scuola norvegese, che facevano le previsioni, grosso modo, come ho detto prima, uno guarda, vede un po' com'è la situazione oggi, allora dice, ma allora se c'è il fronte così, varrà un po' colà, cioè un misto di tecniche semi-empiriche, di cose tipo quelle, ok? Si chiamava la scuola norvegese. Lui invece fu il primo, in effetti ci fu un altro pure che aveva questa idea, si chiama Bjerknes, che era un norvegese, un grande meteorologo norvegese. E lui fu quello che dice, ma scusate, ma l'atmosfera è un sistema fisico, è retto da delle equazioni, le sappiamo le equazioni, no? Sono le equazioni di Newton per la fluidodinamica, cioè sono le equazioni di Navier-Stokes e più altra roba, ma non mi sto dicendo. Cioè, sostanzialmente sono le equazioni della meccanica, cioè, a parte decorazioni tecniche un po' piuttosto terribili, però concettualmente. Cioè, io mi prendo le equazioni, me le integro e ho le previsioni, giusto? Però il problema adesso si fa così, no? Si prendono i dati da satellite, eccetera. Lui fece questa cosa, fece i conti con Regolo. Voi non sapete con nessuno, fondo, no, a parte noi, se tu lo sai cos'era, forse noi e te siamo gli ultimi, abbiamo usato un Regolo. Il Regolo era una cosa, una calcolatrice, diciamo, analogica, era una stecca con una cosa, vabbè, insomma, fa niente. E quelli bravi ci facevano i conti. Noi non abbiamo mai imparato a fare i conti bene con Regolo, perché l'abbiamo usato credo, così, tanto perciò. Io l'ho trovato in un cassetto, non sono riuscito a ricordarmi come funziona. I logaritmi, sì, si basava sui logaritmi. Allora lui ebbe questa idea e lui provò a fare le previsioni. Vabbè, fu una cosa fantastica. Allora diciamo, lui provò a fare le previsioni, le fece non c'erano i calcolatori, lo fece con Regolo a mano. Mentre i tedeschi gli sparavano addosso sul fronte francese, lui in 2 anni fece 1.000 ore di calcolo a mano e con Regolo per fare una previsione a 6 ore. Così. Fece la previsione a 6 ore e il risultato, incredibile ma vero, completamente sbagliato. Ma proprio alla grande. Lui, che era un uomo di fede da tutti i punti di vista, disse, vabbè, però deve essere così. Questa è la via. Fra l'altro lui ebbe anche l'idea del calcolo parallelo, fra le tante cose. Io devo scrivere un articolo su di lui, anzi, quest'inverno scrivo, mi hanno chiesto di scrivere un articolo per la rivista di storia della fisica, io scrivo un articolo sui contributi di Richardson, perché è una figura incredibile. E, vabbè, allora, diciamo, questo qui succedeva durante la guerra,
Cioè, lui scrisse un libro, il libro è apparso nel 22, vendette 350 copie, adesso è un classico, diciamo. Ma mi hanno messo in mezzo in una mostra dell'INFN, hanno voluto trovare, hanno cercato, sono riusciti a comprare la coproduzione originale, 2000 euro gli hanno sfuggito. L'INFN tira fuori 2000 euro per la edizione originale, non so poi che ci fa, dopo quasi quasi me l'ha regalata a me. Quindi diciamo, questo succede negli anni 20, e la cosa si sbloccò negli anni 50. Negli anni 50, che succede negli anni 50? Negli anni 50 ci fu a Princeton il Meteorological Project curato da von Neumann. Von Neumann, non c'è bisogno di presentazioni, e in questo Meteorological Project vennero coinvolti, oltre a von Neumann, vennero coinvolti ingegneri, meteorologi, matematici applicati, e questi misero a punto. La prima cosa importante è che questi capirono una cosa, che Richardson aveva fatto tutto bene, aveva fatto pure troppo bene, cioè le equazioni che lui usava erano quelle giuste, erano quelle dei principi primi, però quelle non potevano funzionare, perché lui non lo sapeva, problemi di stabilità numerica, cioè erano delle equazioni troppo complicate, quindi per farle funzionare anche con i computer adesso non si farebbe. E quindi per fare questo ho detto, allora, come diceva Gödel, bisogna capire cosa buttare via. Le equazioni originali sono troppo giuste, c'hanno dentro un sacco di cose che non mi interessano. Cioè, se io voglio capire le previsioni del tempo, è inutile che devo capire che succede nel giardino qua, chi ce ne importa che succede nel giardino qua. Per fare questo bisogna fare delle equazioni efficaci, filtrate, ok? Queste equazioni efficaci, oltre a essere maneggiabili numericamente, sono anche, danno anche, cioè buttano via le cose non interessanti, quindi danno anche una descrizione, come dire, apparentemente più rozza, ma di fatto più importante. Questa è la cosa che lui fece. Quindi diciamo, la cosa importante è che lui, cioè non lui, von Neumann e soci, il nome più importante di questo è un signore che si chiama Charney, che per i meteorologi è un essere importantissimo, che fecero quelle che si chiamano le equazioni quasi geostrofiche. Ci ha detto in due parole, le equazioni tridimensionali fecero diventare bidimensionali, e il conto del termine tridimensionale era una modifica, insomma, tenendo conto della conservazione della vorticità generalizzata, non mi ricordo il termine tecnico, insomma. Su cose che facevo quando avevo 25 anni, non mi ricordo più, insomma, non mi ricordo i nomi, insomma, non mi ricordo più i nomi, vabbè. E va bene, allora diciamo, vabbè, poi questo qui è la cosa, poi nelle cose, come se non bastasse, c'è il caos, no? C'è il caos, sapete tutti cos'è, insomma, il famoso effetto farfalla, diciamo, può anche arrivare. Allora vediamo che problema dà il caos, però il caos non è poi la cosa peggiore di tutte le cose, vediamo. Allora, per di più c'è il caos come venne scoperto da Poincaré nel 1890, giù di lì. E cioè il caos, diciamo, è la sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali, no? Che nella cultura pop è diventata il battito reale della farfalla. Allora, tanto per farvi vedere, questo cercando in rete, ho trovato questo cartone animato, questo fumetto giapponese, che c'è la farfalla butterfly, la farfalla caos, che vuole distruggere il mondo agitando le ali. E quindi c'è questo spiritello zen che tocca la farfalla, fa un controeffetto farfalla, quindi la farfalla va via tutta col simbolo della pace. Vabbè, questo così, tanto per giocare. Alzare solo leggermente la voce, pochissimo. Alzare la voce, sì. Che sì. Allora, per esempio, questa figura qui si vede male perché non ci sono, purtroppo si vede male. Questa qui è quella che si chiama mappa logistica, cioè c'è un sistema molto. Non so perché non si vede la figura. No, non si vede, scusate, comunque ve la scarabocchio là, diciamo. La figura è questa, ci sono due. C'è questa equazione che ho di Freddy non conosce. Allora, diciamo, questa equazione, qui è caotica, è noto che è caotica. Si può dimostrare. Okay. Allora immaginate che voi prendete la sequenza, qui ci mettete il tempo è discreto, per comodità lo faccio tutti, e qui ci mettete x e t, okay. Allora voi prendete una condizione, ci prendete un x 0, allora voi applicate questa regola, no? E questa cosa sarà solo così, ok? Poi prendete un x, no, faccio un altro. Prendete un x0 primo uguale a x0 più, che ne so, 10 alla meno 6, un millesimo,
E vedete che succede. Allora che succede? Allora, chiaramente tu dici, beh, non succederà niente, no? Allora, non si è fatto, però dopo sei o sette cose, diciamo, le cose diventano completamente distanti, diciamo, e questo tempo qua si può anche stimare, c'è, cioè, la stima di quant'è, diciamo, dipende da un numero che si chiama esponente di A. Quindi sostanzialmente, diciamo, una cosa che sembra una precisione enorme di 10 alla meno 6 ve la giocate in 10-12 passi. E quindi questa è l'instabilità, diciamo, ma l'instabilità se mi vuole usare per ogni tanto. La figura nella cosa non si vede, vabbè, ma insomma ve l'ho scarabocchiata. Oh, questo qui è il famoso autore dell'effetto farfalla, Edward Lorenz. Io ho anche avuto il grande onore di andare in montagna con lui, era una vera bestia, cioè, lui è un po' più grande di me, ma camminava più di me quando ero forte, e queste qui sono il suo famoso modello, sono quelle equazioni là, sono tre equazioni, vedete, ma non vi preoccupate di cosa significano. Ah, queste equazioni però non sono inventate, sono ricavate dall'equazione di Business, che è l'equazione fondamentale della termodinamica, con una certa procedura che si chiama troncamento di Galilei, quindi non sono inventate, questo è importante. E vabbè, e vedete, le equazioni ci stanno nella seconda e nella terza. Nella seconda c'è un pezzo x per z, nella terza c'è un pezzo x per y, quelli sono pezzi non lineari, se non ci fossero quelli questo sarebbe banale. Allora, un sacco di gente ha sempre pensato, ma questa equazione non è che sia tanto brutta, sono non linearità algebriche, insomma, metto là qualche funzione speciale, qualcosa, no, insomma, no. Insomma, e queste equazioni sono molto complicate, insomma, sono multicomplicate perché succede quella cosa là, no? Tanto per farvi vedere, no? Quello che succede, qui la figura si vede malissimo, però forse si vede un po' meglio, lì nella figura a sinistra c'è la curva blu e quella rossa, è la stessa cosa di quello, e vedete, partono con una differenza di, non so, 10 alla meno 6, e dopo un tempo dell'ordine di, quant'è, di neanche 20, sono completamente diverse. Di qua vedete come cresce l'errore. L'errore in scala logaritmica, se non lo vedete, l'errore passa da 10 alla meno 6 e a un tempo dell'ordine di 20 diventa dell'ordine di 100. Poi non può crescere più perché questo sistema, più tanto, non si allontana, c'è un attrattore dell'ordine di 100. Quindi, okay, quindi vedete, cioè, avete questa crescita esponenziale. Questo è l'effetto farfalla. L'effetto farfalla, diciamo, è il mondo senza l'errore e il mondo con l'errore. L'errore è la farfalla che batte le ali. Quindi, okay? Ma questo è come è fatto, questo, vedete, questo. Sì, ma sembra pure che questo è l'attrattore, che sembra un aggeggio liscio ma non è liscio, insomma, okay. Va bene, allora diciamo, vabbè, ma queste tutte queste belle cose qua, però cioè, adesso vediamo un po' che tutte queste cose che abbiamo imparato, che ci possiamo fare, per esempio, non so, in economia, no? Allora, in economia, a differenza della fisica, dove bene o male uno qualche punto di riferimento ce l'abbiamo, no? Cioè, ce l'abbiamo, c'è, cioè, meccanica classica, c'è, cioè, l'equazione di Hamilton, l'equazione di Navier-Stokes, eccetera, eccetera, meccanica quantistica, cioè abbiamo Schrödinger, teoria dei campi, tutte queste belle cose. Quindi cioè abbiamo delle poi non siamo così bravi da maneggiarle, ovviamente, però insomma, qualcosa ci inventiamo, tecniche perturbative, diagrammi di Feynman, cose numeriche, insomma, abbiamo una cosa sullo sfondo. Invece ci sono delle situazioni in cui queste cose qua non ci stanno, cioè, cioè nell'economia, no? in cose sociali, eccetera. Allora, per esempio, la cosa buffa proprio in economia, l'impressione che ho avuto è che gli economisti hanno sempre seguito, come dire, la teoria fisica del momento, cioè nell'Ottocento si basava sulla meccanica, no? Cioè, Pareto, questa gente qua, e poi dopo sono andati sull'elettromagnetismo, e adesso, diciamo, la cosa più di punta è le cose informatiche, no? e quindi diciamo l'idea è di avere un controllo. Fra l'altro l'idea del controllo è un'idea sbagliata, von Neumann era un genio, però ogni tanto pure genio, diciamo, le fesserie, von Neumann è un'idea sbagliata sull'idea di controllo, perché von Neumann per esempio pensava, dopo questi grandi successi di metodologia, lui pensava che non solo di fare le previsioni, e lì c'aveva ragione, ma di anche controllare il tempo. Su questo esiste una letteratura complottistica fantastica, cioè voi potete cercare, insomma, quando ci sono gli uragani in Messico, c'è sempre qualcuno che dice che è stata la CIA o l'FBI che doveva andare in Florida e loro hanno inviati su Messico, non so, cose, queste sono le trovate in giro, sono fantastiche. Non so, così non ce la fanno, cioè, è tecnicamente impossibile. Però questa idea, per i motivi di quello là,
perché che volete controllare, diciamo, volete poi puntare il controllo, o fate un controllo continuo, se no non ce la fate. Vabbè, comunque, a parte questo, dice, ma non abbiamo una teoria, però possiamo usare questi benedetti big data, potremmo usare questa. Allora, su questo coso qui, quindi uno dice, vabbè, Richardson, però lì c'erano le equazioni, no? L'idea era che, vabbè, siccome von Neumann aveva capito quale cose erano da buttare via, tenendo conto delle cose giuste, ero riuscito a costruire una teoria di equazione efficace. Cioè, non si potrebbe fare qualcosa del genere in generale? Ora, su questo, qui ci sono due frasi che io amo tantissimo, scritte da dei signori che voi, vabbè, a parte a Mauro, non dicono molto. Uno è Cheng Ma, che è stato un grande meccanico statistico cinese morto prematuramente, che in un suo libro molto bello lui scrive questa frase, dice la rogna nascosta della termodinamica è che non sappiamo quali coordinate e forze siano necessarie per descrivere, per specificare completamente uno stato di equilibrio. Perché lui dice, vabbè, temperatura, sì, temperatura, pressione, cioè, quello però nel gas, se mette una situazione un po' più complicata, come si fa? Un altro cosa molto importante, questo signore Onsager, premio Nobel, e McLuhan, che è un suo studente, che in un lavoro molto importante del 52-53, c'è una nota a più pagina, che io ci ho messo 2 anni per capire questa nota a più pagina, confesso, cioè. E questa nota a più pagina dice, how do you know you have taken enough variable for it to be Markovian? Ah, che la traduzione è, come sai che le variabili che hai preso sono quelle giuste? Perché, diciamo, se tu non hai capito quali sono le variabili giuste e costruisci una teoria matematica pure bella sulle variabili sbagliate, fai un bellissimo esercizio di processi stocastici, ma non va da nessuna parte. Ad esempio, cito chi mi segue, non fa niente. Se voi prendete il processo di Ornstein-Gutenberg, il processo di Ornstein-Gutenberg è markoviano se voi prendete il vettore x e x punto, ma se prendete solo x non è markoviano. E quindi se voi cercate di fare le cose con x, solo x. No, vabbè, infatti dico, non vi preoccupate, eh? No, è solo per chi lo sa. Quindi se voi sbagliate o, diciamo, interpretate mai le cose, non sapete, se voi avete dei dati sperimentali, in genere non sapete, quindi se voi non riuscite a prendere enough variable, come diceva Onsager, voi andate velocemente nelle peste. Allora, però, diciamo, qui vi faccio un esempio storico divertente. Le previsioni delle maree sono una cosa molto importante nell'Ottocento in Inghilterra. Le previsioni delle maree erano fondamentali perché i porti inglesi sono quasi tutti sulle foci dei fiumi, e in Inghilterra le maree sono cose serie. La maggior parte degli incidenti delle navi, contrariamente a quello che uno pensa, non succedeva in mare aperto, succedeva vicino alle coste, perché sbagliavano la latitudine, quindi prima del biologico, poi dopo sbagliavano le maree, e non c'era un sistema di previsioni mareali, c'erano i capitani dei porti, che loro le sapevano per modo empirico, però ognuno sapeva il porto suo, quindi il capitano del porto tal de tali sapeva le maree. Ora, le vendevano, cioè, tu chiamavi, cioè, non so come, lui te le vendeva, però non era una cosa pubblica. Okay. Allora, i primi che fecero delle previsioni affidabili fu Lord Kelvin, noto a tutti, e George Darwin, che è figlio dell'illustre. Questi due signori costruirono, Kelvin era anche un imprenditore, cioè faceva soldi, aveva brevetti, cose, era quello che curava i cavi sottomarini, non faceva solo il secondo principio della termodinamica. E qui loro costruirono col fratello di Kelvin, costruirono un computer, il primo computer dedicato, ve lo faccio vedere, questo qua, questo è un esempio, questo qui pesa 2 tonnellate, okay. Cosa faceva questo computer? Un portatile, c'era anche la versione portatile che pesava una 30 kg, questo qui era abbastanza piccolo, negli anni 40 ne hanno fatto uno, di questi aggeggi ce n'era una 30, quello più grosso è stato costruito in Norvegia, c'è una 30 di questi aggeggi, questi sono degli aggeggi di ottone, acciaio, so. Questo che fa? Questo fa le trasformate di Fourier a manovella, sostanzialmente, cioè, adesso si fa con le fast Fourier trasformo, questo praticamente era un computer che faceva le trasformate di Fourier. E quindi l'idea era che, siccome, diciamo, le maree dipendono dalla luna, al sole, eccetera,
però ovviamente e quello è facile, però dipendono pure da come è fatto, dove stai, e quello è difficile perché chi lo sa come è fatta il, a 300 metri dalla riva, come è fatto, chi ci va giù a vedere, no? Quindi dipende, e quindi devi farlo in modo empirico, quindi c'è una serie di coefficienti, devi trovare in modo empirico, e quindi devi farlo guardando i dati e facendo le trasformate di Fourier, ok? Ci mettono dentro un, 30 coefficienti, e in un paio d'ore dai dati facevano le previsioni per anno e le vendevano, si facevano pagare, e ci prendevano. Ci prendevano. Allora, domanda, ma com'è che questi ci prendevano e invece con le previsioni meteorologiche Richardson, che non era meno scemo di Kelvin, non ci prendevano? Oppure Lorenz si è divertito a fare le stesse cose delle cose analogiche, degli analoghi, e non ci prendeva. Qui diciamo, loro ci prendevano, qui le maree sì e i meteorologi no. Perché? Dove sta il trucco? Dove sta l'imbroglio? La cosa è questa, è che la dimensione delle maree, del fenomeno mareale, è dell'ordine 3-4. Quello invece delle cose atmosferiche è un numero che nessuno lo sa, però si parla di decine di migliaia, se non milioni. Quindi, diciamo, se voi uno prova a... questa cosa si è capita solo negli anni 90, perché quando poi sono state... per calcolare questa D non è uno scherzo semplice, è una cosa abbastanza elaborata, bisogna, c'è un sacco di teoria e di pratica. Però diciamo negli anni 90 un signore che si chiama Barbanel, che era il mio capo americano, Henry Barbanel, forse adesso in pensione di San Diego, e che era un grande esperto di queste tecniche, proprio loro hanno visto che questa dimensione dell'ordine 3 dipende dal posto, 3-4, 4,5, insomma, quindi una cosa fattibile, quindi diciamo non c'era problema per la cosa, invece le altre cose assolutamente no. Quindi diciamo, fatemi cercare di fare un po' di conclusione, no? Che diciamo, per capire come stanno le cose, diciamo, il primo punto da capire è le variabili giuste. Allora, le variabili giuste sono molto difficili da capire, sono molto difficili, in genere dato un fenomeno, quali sono le variabili giuste non si riesce a capire. Diciamo, esiste una procedura in automatico, più non ci dà un signore, si chiama Tuckett, però funziona solo in linea di principio e sempre a dimensione bassa. In situazioni un po' complicate questa cosa non c'è un protocollo diciamo, automatico, diciamo, bisogna andare dall'esperto e dirgli fammi un po' capire, poi insomma ci parli due settimane, forse se ti va bene riesci a capire. Adesso fammi fare qualche osservazione sull'utilizzo di queste tecniche dell'intelligenza artificiale in ambito non scientifico ma sociale. Allora, questi esempi li prendo da un libro di una signora che si chiama Katie O'Neill, che è un libro che ha tradotto in italiano, non so se lo conoscete, Katie O'Neill, Armi, e la traduzione del titolo in italiano è atroce, però a parte non è colpa sua, Armi di distruzione matematica. E questa signora è una matematica che a un certo punto ha deciso che visto che la matematica viene utilizzata per scopi che a lei non piacevano, cercare di contrastare questa cosa. E quindi questo libro poi trova tutta una discussione molto accurata dell'utilizzo di tecniche algoritmiche in ambito come le società, le banche, le assicurazioni, la polizia li utilizza. Ad esempio, non so, la polizia di Chicago deve decidere come fare i controlli, quanti farli, dove farli. Allora loro hanno preso la Chicago e l'hanno divisa in quadrati. Okay? E poi devono decidere quante volte andare in ogni quadrato, okay? Quante volte a settimana. Ora, per fare questo loro si basano su quello che era successo prima, okay? Quello successo prima bisogna vedere cosa è successo, eccetera. Allora, in base a tutto questo viene fuori, incredibile ma vero, che le zone più controllate sono quelle dove abitano i neri e gli ispanici, stranamente. E poi quando aggiornano queste cose la cosa si autosostiene. Allora, cioè, il problema è, ma perché nei dati che ci mettete spaccio, scippo, atti di vandalismo, no? Invece altri tipi di reati, quelli diciamo truffe, cose, quelli non sono messi nel data bank. Quindi loro dicono, ma noi non è che è un'idea nostra, l'algoritmo ci dice questo. È peccato che l'algoritmo è alimentato con certi tipi di reati, che sono quelli tipici di certe cose. Oppure le banche, questo non l'ho detto, le banche in America, adesso per darti un mutuo
per darti un mutuo usano un algoritmo, perché mica ti do un mutuo perché mi sei simpatico o antipatico, e tu mi dici chi sei, quanto guadagni, se c'hai la casa, c'è il tuo lavoro, il tuo curriculum, scolastico, eccetera, eccetera, in base a questo. Eppure qui stranamente viene fuori che c'è una simmetria decisamente pesante fra i bianchi e i neri, ok? Oppure cioè, nella contea di Broward, in California, addirittura c'è un software per dire se ti devono dare la cauzione, se ti concedono la cauzione o no. Allora, la cosa incredibile è che in tutte queste cose questa signora Katia O'Neill si è divertita, si è fatto un lavoraccio fame e ha visto che questi risultati erano completamente unfair, no? E diciamo, il motivo è che vengono utilizzate dei criteri per dire quanto sono affidabili o meno, e però diciamo, la scelta di questi criteri di controllo dell'affidabilità non è assolutamente univoca. Lei si è divertita a vedere che cambiando questi criteri, che sembrano un criterio che sembra ragionevole, dia un risultato, un altro criterio che sembra più o meno ragionevole ne dà un altro, e quindi in alcuni casi ci sono 20 plausibili diciamo, di imparzialità che danno magari non 20 cose diverse, ma insomma abbastanza diverse. Quindi questi algoritmi che vengono spacciati come neutri nascondono, non so se in modo fraudolento o meno, diciamo, molte opinioni che invece non so per niente neutre. E che le cose siano così, diciamo, il controllo di questi algoritmi sembra assolutamente fuori portata anche agli esperti. Ho letto questa frase riportata da Fosca Giannotti, che è considerata la maggiore esperta italiana di queste cose, che lei dice tranquillamente: in alcuni casi, se venissero aperte le black box, non capiremmo nulla. E lo dice lei, che è la grande paladina di questo. Quindi sembra che, diciamo, se uno vuole cercare di capire questi algoritmi come funzionano, molto, specialmente questi di questo tipo, la cosa è senza speranza. Quindi, diciamo, si va, è una specie di scienza sperimentale, si va e si vede. È solo che però così decidono chi rimane in galera e chi no, insomma, cioè chi se sbaglia i numeri pazienti, insomma. Ok, questo è solo per dire, questo è un divertissement. Il 14 agosto 2019, io compro i giornali solo d'estate, insomma, perché c'è. E quindi nel giorno prima del 3 agosto 2019 ho comprato Repubblica, e su Repubblica c'era una pagina intera, pagina 25, che era tutta dedicata a uno che aveva giocato un euro e ha vinto 622 milioni al Superenalotto. Allora, e la grande notizia era che lui ha speso un euro e che però si era comprato un coso precompilato generato dal computer. Okay. E quindi il titolo era Il trionfo del caso che umilia la cabola, firmato da un signore che non conosco, Marino Niola, forse un antropologo, cosa sa l'antropologo di queste cose non lo so, e fa tutta una grande discussione che c'era, che non ero tutto sorpreso, eccetera. E allora, la cosa divertente è cosa fa l'algoritmo che genera numeri, sapete cosa fa? Fa l'analogo dei numeri della tombola, no? Cioè se voi dovete giocare, voi prendete la tombola, tirate fuori i numeri, no? E poi lo rimettete dentro, quello è un generatore di numeri random, no? Allora, la macchinetta che vi stampa il numero fa esattamente la stessa cosa, vabbè, solo un algoritmo, non so. Quindi diciamo, questo signore qua era molto sorpreso di questo. Ora, come tutti sapete, la cosa non c'è memoria, quindi qualunque cosa fate va sempre bene, quindi potete giocarvi il numero, la data del vostro fidanzamento, potete la data di nascita del vostro figlio, che ne so, cose così, insomma, tanto è stesso, oppure vi giocate un numero che vi viene in mente al momento, tanto è uguale, la probabilità è esattamente la stessa. Questo tizio, un signore fortunato, l'ha beccato, però la pagina intera con questo. Ah, la cosa poi divertente era che c'era scritto, il CNR ha calcolato che c'è una possibilità di 100, allora, quindi scritto così sembra che questa cosa sia complicatissima, invece è un esercizio. Allora io ho telefonato a un mio amico, professor Roberto Natalini, grande matematico con certo rispetto, direttore dell'Istituto di Matematica Applicata del CNR. Ho detto, Roberto, ma hai visto questa fesseria? Dice, come ho visto? Ma hanno pure telefonato. Io gli ho detto, guarda che è una fesseria questa cosa. Dice, la proprietà è questa, ma gli ho detto che è una stupidaggine, loro invece hanno voluto scrivere che il CNR ha calcolato, ma che ha calcolato questa? Quindi vedo questi i giornalisti chiedono e poi dopo tu gli dici una cosa e loro non gli importa niente, se gli serve la notizia fantasmagorica. Hanno scritto che il CNR ha calcolato, ma quello gli ha detto, ma questa è una fesseria, lo faccio la prima ora di lezione. Ha detto, ma infatti,
Dico, ma che gliel'hai calcolato tu? Vabbè, questo tanto, tanto per, questo per quanto riguarda il livello dei giornalisti, uno dei più importanti giornali italiani, questo so. Vabbè, che è vero che era Ferragosto, non c'era niente da scrivere, insomma. Va bene, allora fatemi finire, fatemi fare un riassunto, diciamo che l'aspetto per me veramente importante è quello di capire cosa fare e cosa non fare. In fisica si chiama il cost graining, no? Diciamo quella, gergalmente. Allora, tutti i metodi basati su big data e intelligenza artificiale, allora, non sembrano che hanno mostrato delle capacità predittive particolarmente potenti, no? E poi diciamo, per quanto riguarda poi quanto fidarsi delle, io faccio sempre queste cose, voi, cioè la gente si fida di un algoritmo che si fida oppure è costretta a fidarsi, perché se in banca non ti danno un mutuo non è che tu ti fidi, quello non te lo dà, punto e basta. Però questo è come dire, io faccio sempre questo esempio, se voi trovate un panino sulla panchina, voi me lo mangiate? No, ovviamente no. A meno che non stai per morire di fame, no? A meno che stai per morire di fame. Allora, quindi utilizzare un algoritmo che non sapete come è fatto, non sapete chi l'ha fatto, non sapete quanto è affidabile, dove andate? Cioè non esiste. Siamo tutti morti di fame. No, oppure sei costretto, se qualcuno dice mangia qualcosa, se no ti do una coltellata e te lo mangi. E poi diciamo l'esempio che ho fatto prima del lemma di Katz. Il lemma di Katz, la cosa incredibile è che questi che fanno queste cose sembrano non saperlo. Potrebbero seguire un corso di probabilità o di teoria ergodica o di meccanica statistica, che lì lo fanno. Anzi, la domanda per prendere 18, quella, no? No, poi io ho usato in Cina un paio di volte e mi hanno detto: per capire i cinesi devi leggere Confucio, una noia mortale. Non so se ci avete mai provato. Cioè, lo sapete quali sono le cose base del pensiero confuciano? Sono cinque, dico. Il figlio deve rispettare i genitori, la moglie deve rispettare il marito, lo studente deve rispettare il professore, il fratello minore deve rispettare il fratello maggiore, gli amici giovani devono rispettare l'amico anziano. Questa è la cosa. Quindi, se sei maschio, se sei maschio e, non sei, e sei il primo figlio, se sei maschio e primogenito, suona bene. Vabbè. Comunque, no, però all'epoca non era poi così reazionario Confucio. Cosa? L'immobilismo cinese nasceva. No, vabbè, poi si va. E comunque Confucio da qualche parte ha scritto questa cosa che secondo me è la migliore che ha scritto, almeno, che sapere che sai quando sai e che non sai quando non sai, questa è la vera conoscenza. Disse il saggio, eh? Non dico chissà come suonerà in cinese, però insomma, fidiamoci di questo algoritmo traduttivo. No, questo. Beh, io l'ho letta in inglese. Proprio ora ti sto dicendo. L'ho letta in inglese, il cinese non lo controllo completamente. diciamo così. Vabbè, qui ci sono un po' di articoli. C'è l'articolo di Anderson. E c'è un mio libretto con Gamma e Toni, se volete ve lo mando, vi posso mandare il PDF. E qui c'è questo articolo che ho scritto con un mio amico filosofo in cui parliamo di queste cose qui. C'è un libretto di Katz, molto carino, racconta la sua vita, le sue cose. C'è un capitolo su Poincaré in questo coso di Querraggio. Questo libro di Lynch è un grande tributo a Richardson, racconta il grande situazione di Richardson. Vabbè, Poincaré, insomma. Vespignani invece, che la pensa un po' diversamente da me, che c'è l'algoritmo e l'oracolo, ha scritto un libro in cui fa l'elogio delle cose, che tutto. Vabbè, lui poi non è un tipo pollo, quindi non è che ha scritto fregnacce, però insomma è chiaro che lui gli piacciono le cose. No, assolutamente non è un pollacchiotto, anzi è un signore di una certa cosa, quindi. Però diciamo è chiaro che c'è un taglio diverso da quello che ho dato io. E va bene, credo di essere giusto in tempo. Assolutamente. Quindi, sì, anzi, grazie. Vi ringrazio. Allora, prego Luca. Una cosa interessantissima sulla corollario, quello che diceva sulla questione del panino, no? Che è un problema molto molto sentito, infatti proprio per questo tipo di cose c'è tutta una branca adesso delle AI che sta cercando di diventare quella chiamata l'explainable AI, no? Quindi di persone che cercano di capire effettivamente cosa ci sta sotto,
è molto interessante questa cosa del panino, probabilmente è proprio un... Ma senta bene la paura che c'è No, comunque è un libro, il libro della Katia O'Neill, secondo me è molto bello, la traduzione del titolo italiano Grida Vendetta, però a parte questo, secondo me è lei è una tosta, lei è una militante, è chiaro, però c'è un dottorato in matematica e fa tutta un'analisi abbastanza precisa e puntuale di tutte questi algoritmi. Non ha molto circolato il suo libro, non so se lo conoscevate. Sì. No, ma è bello, Il titolo in inglese te lo ricordi? Non è questa oscenità che ti ha visto. Non lo so, magari è facile trovarlo, Comunque lei è una abbastanza nota, nel mondo della sinistra americana, Uscito nel 2016, Si trova. Non mi ricordo. Domande? Voglio fare una domanda tecnica. Parlando appunto di queste situazioni dove hai tantissimi dati, appunto, l'ambito del caos, eccetera, legato ai problemi, la visione emergente un pochino della fisica rispetto al riduzionismo, no? Sì. È pure citato un mio libretto sul problema del riduzionismo. No, ma è vero, si incrocia col problema del riduzionismo. Si incrocia col problema del riduzionismo. Però, ma forse volevo la domanda. Stavo per fare la domanda. E dico, e quindi sembra poi il punto, il gioco dell'arte, qual è il fatto che appunto tu hai questo numero enorme di gradi di libertà, per così dire, che non puoi controllare, e quindi di fatto quello che avviene con i figli che tu insegni è che scegli delle variabili collettive che a un certo punto acquistano una loro dinamica indipendente, infatti hai le equazioni effettive, no? Per esempio fluido dinamico e compagnia della. E lì è un po' un'arte, no? Certo, nel senso assolutamente. Che, appunto, quello lì capisci che la macchina, quell'arte, può non averlo. Assolutamente. Hai perfettamente ragione, questo è quello che c'ha nomi diversi in matematica e in fisica. I fisici lo chiamano multiscale problem, i matematici lo chiamano homogenization. Il gruppo di nozioni rientra in questa cosa qua, Svanzig-Mori. L'esempio paradigmatico di quello che dici tu è particelle colloidali, il moto browniano, cioè il palloccone grosso. In linea di principio dovresti studiare la particella colloidale che è enorme rispetto agli atomi e interagisce con gli atomi, ovviamente se ti chiami Einstein e c'è l'idea geniale capisci che devi scrivere l'equazione solo per la particella colloidale e tutto il resto gli fa un termine d'attrito che viene fuori da una cosa media e poi c'è le fluttuazioni. Però questa idea qui c'è stato bisogno di un signore che si chiamava Einstein e poi una volta che l'idea era chiara è stata formalizzata e matematizzata, però cercare di fare in modo sistematico questo è una cosa che matematicamente è molto difficile, e è già molto difficile a livello in cui c'hai una cosa con due scale. Nelle situazioni complicate, nel clima, tu non c'hai due scale. Nel clima, sapete perché il clima è difficile? Il clima è difficile perché se voi parlate con un climatologo e vi dice quali sono le cose importanti nel clima, no? E che tempi caratteristici hanno, quello comincia, turbolenza tridimensionale, scala, centimetri, tempo caratteristico, frazioni di secondo. Poi turbolenza geostrofica, 10 km una settimana, grandi vortici oceanici, 200 km un mese, correnti profonde 10.000 anni, dinamiche dei ghiacciai 10-15.000 anni, andate dal secondo ai 10.000 anni, quindi non è che potete tagliare qua. No? Dove tagliate? Dal secondo al 10.000, dove lo tagliate? No? Quindi qual è l'equazione efficace del clima? Non c'è perché c'è questa struttura. Questo è il problema della fisica. No? Esatto, ricorda tanto il gruppo di normalizzazione. Non ce l'hai più. Esatto. Non hai il disaccoppiamento di scale che ti permette di fare tutto la stessa senza scenerica. Esatto, questo è il problema tosto. Quindi, quindi alla fine o fai dei modelli, queste cose qua, la persona che secondo me le faceva meglio, un signore del Courant, che si è morto poco tempo fa, poverino, è Andy Maida, che lui è il grande esperto delle tecniche
omogeneizzazione, loro, i matematici, la omogeneizzazione, lo chiamano multiscala. E lui era un grande esperto di queste procedure qui. E, però pure lui, che era un grande matematico, a un certo punto poi, come dire, bisognava chiudere queste equazioni e lì facciamo l'approssimazione gaussiana, vabbè, qualcosa bisogna fare e si chiude in qualche modo. E c'è molto, come dice Duarte, a un certo punto, cioè, fino a un certo punto si fanno i conti tutti con l'epsilon e delta, poi a un certo punto bisogna chiudere. E come si chiude? Con assunzione fisica. Assumo questo, è vero, e che ne so, bisogna pure chiudere, chiudiamo e vediamo che succede. Va bene, ottimo. Quindi vuoi fare una domanda? Sì. Grazie della panoramica. Senti, volevo far tornare al quesito che ha affrontato un po' all'inizio della capacità di riscoprire leggi scientifiche da parte di macchine. Tu hai citato il programma Bacon, sì, la terza legge di Keplero, sì, e dicevi, però sono partiti da dati osservativi diversi. No, sono partiti da osservativi già elaborati, diciamo, non dati osservativi, quindi già con dentro un sacco di teoria, ecco. Quindi la tua, ok, quindi l'obiezione, la preoccupazione qui è non già che la procedura fosse diversa, ma che i dati di partenza contenessero già troppe informazioni. Già contenevano l'ipotesi eliocentrica. Facile, insomma. Già contenevano l'ipotesi eliocentrica, perché erano già fatte rispetto al Sole. Quindi, okay. Adesso è chiaro, no? Chiaro. Perché altrimenti sembrava che il discorso fosse sia riscoperto la legge di Keplero, però attraverso una strategia. No, ma non attraverso le osservazioni di Keplero, attraverso una cosa che è stata. Appunto, non è già il fatto che le osservazioni non fossero quelle di Keplero, ma altre osservazioni, però sono benissimo. No, sono quelle. Il fatto che sono già osservazioni cucinate. Contenevano già. Sì. Beh, tanto conteneva l'ipotesi eliocentrica. Sì, sì, poi e poi conteneva il fatto che la cosa importante era quello che dovrebbe avere. Non usava le tipo Brian come osservazioni tecniche, osservazioni empiriche. Sì, 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 sì. Usava le tipo che è stato un astronomo osservativo. Era proprio per chiarire qual era il suo punto, era il punto. Adesso mi è chiaro. Sì, sì, e che usava le variabili giuste che qualcuno gli dava, ma lui che ne sapeva che le variabili erano giuste. Cioè, chi glielo diceva al povero Keplero che doveva guardare il periodo e segnasse e non l'eccentricità, no? L'eccentricità non c'entra niente. Per esempio, potrebbe passare in rassegna tutte le opzioni, tutte, un gran numero di opzioni, a un certo punto si becca le variabili giuste. Cioè, quello che mi interessa capire è se le variabili giuste, se le variabili su cui ha lavorato il programma contenevano già troppe informazioni imputate, diciamo così, dal programmatore. Sì, caso, secondo me è questa la cosa, sì, è proprio così. Benissimo. No, perché questo gli ha dato una tabella di 9 coppie di numeri, mentre il povero Keplero ci aveva tonnellate di osservazioni. Però le cose più recenti, infatti lo ricordava anche la stessa cosa all'inizio del mio corso, le cose più recenti invece vanno più verso quello che dici tu, no? Nel senso, lo sviluppo di dinamica galattica eccetera è fatta con variabili molto meno elaborate usando questa machine learning rigenerativo, così capisco, non sono assolutamente un esperto, ripeto che hai tantissimi dati ma pochi vincoli di programma su questo e costringi in qualche modo la macchina a fare delle scelte, quindi in qualche maniera è come se avessi questa cosa che dicevamo prima di un'arte di selezionare delle opportune variabili protettive che ti fanno vedere che lì ci sono delle limiti. No, ad esempio, ci sono delle cose, ieri qualcuno citava il principal component, cioè ci sono delle tecniche statistiche più o meno standard per fare certe cose, però vabbè, funzionano perché funzionano, cioè, quindi in genere se uno c'ha l'idea grosso modo è uno c'ha una stringa dei numeri, cioè, si fa un po' l'analogo di una decomposizione di Fourier, grosso modo si prendono solo le componenti più importanti, non è proprio così, ma insomma è una cosa del genere, no? Quindi si riduce un po' le cose. Però diciamo queste tecniche in automatico ci sono, ma funzionano quando funzionano. Prego. No, solo una cosa, torniamo all'esempio della polizia degli anni 80, non solo c'è un problema del dataset di base che non è bilanciato, è noto, c'è anche un problema che questa è una pura, a mio parere, l'associazione statistica non contiene rapporto causale, per
Questa è un'altra storia, sì. Io metto i controlli, causo più gatti e continuo ad andare avanti. Sono in grado di capire che continua aumentando i controlli causo più gatti. No, questo è verissimo, perché diciamo tutti questi metodi qua si basano sull'idea di correlazione. Ora, che è ben noto che correlation does not imply causation. Cioè, sapete, c'è le cose divertenti, c'è una forte correlazione fra il numero di persone attaccate dagli squali e la quantità di gelati venduti. È ovvio, perché quando fa più caldo si mangiano più gelati e si può fare il bagno, diciamo, quindi tutto qua, insomma, quindi, perché tutte e due dipendono dalla temperatura. Quando la temperatura aumenta tu vai a fare il bagno, più gente va a fare il bagno più gente è attaccata agli squali, no, tutto qua. Quindi diciamo, in questo caso è chiaro, diciamo, che sono, diciamo, pilotati da un'altra variabile. In questo caso si vede, si capisce qual è, chiaro, la temperatura, no? Però in altri casi è nascosto, quindi non è che si capisce tanto bene, no? Può anche non esserci nessuna causa, essere due variabili che si muovono secondo una correlazione, che non c'è nessuna. Sì, beh, per esempio c'è la percentuale di percentuale di divorzi nel Maine e i morti affogati, esatto. Non mi ricordo in quell'altra parte dell'America, insomma, c'è una correlazione del 99%. Sono delle cose divertentissime. Se vi ricercate vi morite dalla risata, ci sono anche quello del consumo del burro e del margarina e divorzi, sì. Ci sono le algi, e c'è anche una fortissima correlazione fra la temperatura mondiale e il numero di pirati. Sì, ci sono delle cose, il numero di confessioni religiose e il numero di navi che passano nello stretto di Messina, per esempio, che disperati insomma vanno in convento. Bene, allora a questo punto possiamo concludere.